Allora, stata Francesca Fialdini. Sì. Per parlare di cosa? Per parlare di un libro che esce l'8 ottobre, è un libro che ho scritto insomma sul mio anno come esperienza al servizio civile in un manicomio, quindi è una storia. E com'è nata? È nata questa storia appunto come racconto di vita vissuta, e quindi pensavo che queste persone meritassero in qualche modo di essere portate alla luce, le loro vite meritassero di essere raccontate. L'ho fatto. Bravo. E spero che insomma che questa lettura vi appassioni e vi commuova come ha commosso questa storia a me. Il libro si intitola Che bella giornata, speriamo che non piova, che era una canzone che cantava in continuazione una di queste signore che era ospite di questa struttura. Allora non ti voglio disturbare più di tanto perché ti attendono. Infatti c'è la diretta, come sapete. In diretta. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Grazie.